Sì, sono il signor Arcadine e sono qua per la recensione di Army of Thieves del 2021, che è il prequel di Army of the Dead del 2021, che è sempre portato qua sul canale la recensione, il primo di Zack Snyder, questo di Mattias Svelgoefer, che è il protagonista che nel film di Zack era lo scassinatore. Quindi ne voglio parlare in breve. 4 minuti perché è comunque interessante. Perché recensioni così brevi? Vi metto il link qui in alto, se no ancora non lo sapete, non siete iscritti o informati sull'attività del mio canale. Quindi direi di incominciare fra ora. Bene, l'opera è decisamente migliore rispetto a quella di Zack Snyder, molto simpatica. Mi ha emozionato, non troppo, però simpatica, anche gestita bene a livello registico, quindi nella media, ma con molto cuore. Devo dire che l'attore principale, che è Mattias, e basta perché il nome è impronunciabile, qua fa Ludwig Dieter, che era lo scassinatore dell'altro film. Qua vediamo il suo passato, perché in effetti in quel film non sembrava proprio un criminale duro e puro. Qui capiamo che è un poveraccio, è un signor Fantozzi dall'aspetto molto anche simpatico, biondo, ingenuo, che viene convinto dall'affascinante Natalie Emmanuelle, che abbiamo conosciuto in Game of Thrones, a entrare in questa banda per scassinare le famose cassaforti del, come si chiamava, di Wagner, cioè di un tale che aveva fatto delle cassaforti su modello delle sinfonie di Wagner. L'ultima di queste, che sono quattro, sarà poi in Army of the Dead, quindi il prequel racconta come hanno scassinato queste tre cassaforti. È un colpo alla Ocean's Eleven, alla fine niente di che, con il gruppo, il solito gruppo di persone che si riuniscono, eccetera. L'opera, diciamo, è molto classica, ha i suoi momenti, però ci sono delle scene molto surreali, poetiche, dove c'è il rapporto del protagonista con le cassaforti, che è tipico e descrive, ed sono molto ben girate quelle scene, secondo me, proprio come sia un escluso dalla società e che quello sia un qualcosa che lo riporta bambino. Ecco, questo è molto molto bello come il rapporto fra lui e la protagonista, e Natalie Emmanuelle. Chiaramente c'è una storia d'amore, ma lei è già fidanzata con il boss di questa banda, insomma, con cui devo fare il colpo. Ecco, un po' troppi stereotipi forse da quel punto di vista, però non è affatto male. Nell'ultima scena compaiono, giusto per riallacciarsi, Bautista, perché è l'inizio, diciamo, del Army of the Dead, sì. Beh, abbiamo che è un prequel fatto molto bene. Secondo me la regia non è eccezionale, ma convincente. Il ritmo, benché ci siano 2 ore, quant'è? Quasi 2 ore e 10 di film, sono abbastanza giustificate. Che non ci sono slow motion stronzato, detto, vabbè, sarà sullo stile del vecchio Army of the Dead. In realtà no. C'è una continuità a livello di atmosfere, se vogliamo. I personaggi sono quelli, i colori sono quelli. Però ha fatto un bel lavoro questo attore, devo essere sincero, non mi ha fatto deluso, mi ha molto stupito, simpatico. Secondo me la parte iniziale, che potrebbe sembrare troppo lunga, quindi da tagliare, in realtà serve per descriverci il personaggio. Sì, forse si poteva accorciare di 10 minuti sto film, sì, questo sì. Però, nonostante questo, bravi gli attori nel complesso, tutti, soprattutto lei, Natalie Emmanuelle, ovviamente donne overpower femministe, però non mi ha dato così fastidio, devo dire la verità, come in altri casi. Qua gli uomini sono un po' stupidini, chiaramente. Il finale dove lei, vabbè, ok, non dico niente, comunque nel finale mi è sembrato un po' soporomanzato, tutto qua. Un buon film che consiglio, simpatico, sì, chiaramente ci sono delle battute cringe ogni tanto, perché lui deve sembrare un po' troppo Fantozzi, ecco, l'ha caricato leggermente troppo, però nel complesso mi ha convinto. A 35 like, farò una recensione più lunga. Ciao!